dalle diverse nazioni, sì, diverse regioni italiane per testimoniare le nostre idee e i nostri valori. Carrara in testa, ma anche tutta la Toscana intera, ringraziano tutti i partecipanti per aver dato vita a una manifestazione magnifica, animata soltanto, e lasciatemelo dire, da ideali e da valori. Il Partito Repubblicano è sorto per questi ideali e per questi valori, amici, vivrà sempre. Ideali e valori che hanno distinto gli uomini, che hanno scritto la storia italiana anche in tempi difficili, come Giuseppe Mazzini, del quale oggi siamo qui a rivendicarne gli insegnamenti, e non solo, ma soltanto anche personaggi sconosciuti alle cronache, che però per questi ideali e per questi valori sono andati deliberatamente incontro alla morte. Noi, caro Cattelan, lo diciamo forte di questi, siamo fieri di questi eroi, siamo fieri di quegli eroi che non tra questi sono gli eroi, non tramonteranno mai, che hanno, non combattono per gli interessi privati e sono morti per la libertà e sono morti per la democrazia. Anche per noi, i nostri eroi, cari amici, sono quelli che in un'Italietta despota e antidemocratica come quella dell'Ottocento, con quella postuma dittatoriale ed antifascista, a viso aperto e senza paura, fieri di quello che facevano, hanno scelto di affrontare i processi senza scappare, più delle volte conoscendo già la sentenza finale. Quelli che condannati a morte guardavano loro aguzzini negli occhi e prima di morire gridavano: viva l'Italia, viva la Repubblica. Caro Zuppani, diciamo pure che anche oggi bisognerebbe ricordare questi eroi, gli eroi del Risorgimento che hanno combattuto per la libertà e per la democrazia. Però, caro Zuppani, questo lo dobbiamo dire forte, noi repubblicani bisogna saper distinguere la storia di ieri con quella di oggi. Comunque, noi ti ringraziamo perché per assurdo sei riuscito proprio in questa città così cara repubblicani a riportare in piazza i seguaci di Mazzini e a farci unire per un ideale. Il Partito Repubblicano quindi oggi ha un motivo per andare più avanti, con nuovi programmi, nuovi obiettivi, nuove sfide e con tanta passione come quelle che animano questa piazza. Io vi ringrazio per questa stupenda giornata che per me, sono il coordinatore regionale, vuole essere solo il primo giorno di inizio del Partito Repubblicano nella Regione Toscana. Bravo. Vi leggo una lettera inviata dall'amico onorevole Giorgio Lamalfa, che per motivi istituzionali non ha potuto partecipare alla manifestazione. Va bene? Bene, bene. Caro segretario, ho appreso la comunicazione di due giorni fa dagli uffici di segreteria del partito della manifestazione del 2 giugno a Carrara. Questa era datata 26 maggio. Non potrà essere presente a causa della concomitanza con i lavori dell'Assemblea parlamentare della NATO, di cui sono membro, che si svolgono in Lettonia a Riga dal 29 maggio al 30 giugno. Di fronte alla gravità della situazione economica, che minaccia di incidere pesantemente sulle condizioni degli italiani e soprattutto sulle prospettive di lavoro dei giovani, il partito ha il dovere di mettersi in moto per favorire la rinascita di uno schieramento politico e di un programma di governo capace di restituire speranza all'Italia in una prospettiva unitaria, che si opponga alla frantumazione dell'unità nazionale alla quale stiamo assistendo. In questo senso ti richiamo a Mazzini e sacrosanto. Ti sarò molto grato se vorrai leggere agli amici convenuti questa mia lettera con il mio più caldo e affettuoso saluto. Tuo Giorgio Lamalfa.